Sono andata alla sveglia ed era tutto normale. Poi mi sono ho acceso la luce e intorno alle 5:05 ho cominciato a sentire dei colpi, dei piccoli colpi, però sembravano piccole implosioni, piccole, sembrava un temporale. E poi improvvisamente la luce ha fatto dei sobbalzi, si accendeva e si spegneva. In quel momento ho spento la luce e ho visto fuori tutto, praticamente c'era tutto arancione, al che mi sono precipitata di sotto e sono scappata dalla parte, diciamo dalla porta di servizio, perché la porta, diciamo il viottolo che normalmente io uso per uscire, era già invaso dalle fiamme, quindi è successo tutto in un brevissimo tempo. Io ero, mi è preso un po' di panico e ho chiamato il 118, ma mi si è spaccato il telefono, quindi ho detto vado dalla vicina, chiedo se mi dà il telefono, ma ho visto che c'erano già i pompieri, però la forza era veramente notevole. E poi si è proprio propagato nel giro di 5 minuti la casa è brava, una cosa veramente incredibile. E poi la cosa proprio che alle 5 era tutto normale, è successo nel giro proprio di 5-10 minuti, perché alle 5:10 appunto c'era tutto questo vagliore, tutto questo, quindi è stato un pochissimo tempo, è una cosa che... Tutto è tutto in legno. Hai qua in serie? No, sono venuta su per lavoro, sono fermata per guardare un attimo la casa ieri pomeriggio, quindi io vado via a Sabato.